Buongiorno lettori e lettrici, io sono Ena e voi siete su Ena in Bookland. Oggi sono qui per proporvi un tag a cui stavo pensando già da un pochino e nello specifico sto parlando del tag dedicato al mondo di Harry Potter. Questo perché mi sono resa conto, riguardando un pochino i vecchi video, che in questo canale ancora non si è capito bene quanto sia importante per me il mondo della Rowling, quanto sia importante non soltanto per la mia vita di lettrice, quanto per la mia vita in generale, perché comunque si tratta di una storia che mi ha accompagnato durante tutte le fasi della mia crescita e che mi accompagna ancora oggi. Una passione veramente grande che è quasi difficile descrivere a parole, perché appunto banalmente non posso limitarmi a dire che mi piace questo mondo, è irrimediabilmente una parte importante della mia vita e quindi, arrivata a questo punto, non potevo che proporvi questo tag. Tra l'altro ci pensavo già da un pochino, quindi direi che è arrivato il momento di insomma di proporvelo. Le domande le ho prese dal video di Ilenia Zodiaco, che sicuramente conoscerete tutti quanti, ma che comunque in caso vi linko giù nell'info box, ma in generale insomma si tratta di un tag abbastanza reperibile perché l'ha fatto veramente chiunque. Ovviamente lo specifico tutti i fan di Harry Potter, che sappiamo essere moltissimi, soprattutto nell'ambito dei canali dedicati ai libri, chiaramente. Ma a questo punto io direi di cominciare. Come al solito leggo le domande sul cellulare. La prima domanda chiede: quando e come hai conosciuto Harry Potter ed il suo mondo? Allora, per questa domanda sono preparata, nel senso che ricordo esattamente quando è stato che ho conosciuto il mondo di Harry Potter. Nello specifico io ho conosciuto Harry Potter in parte grazie a mia madre. Questo perché lei fa la maestra nelle scuole elementari e quando uscì il primo film portò la sua classe a vederlo. Ne rimasi particolarmente colpita e quindi me ne parlò. Da lì quindi io ho cominciato a recuperare il primo film, poi ho visto anche il secondo, perché i primi due film, se non sbaglio, sono usciti comunque abbastanza vicini nel tempo, e dopo la visione del secondo film ho iniziato anche a leggere i libri. Nello specifico però qui va detto che non ho cominciato dal primo, questo perché quando ero più piccolina non mi piaceva molto leggere i libri di cui sapevo già il contenuto, ecco, quindi appunto avendo già visto il primo e il secondo film non me la sentivo insomma di leggere il primo libro perché conoscevo già i fatti. Di conseguenza quindi il primo libro a cui mi sono approcciata poi in seguito alla visione dei film è stato il terzo, e quindi Il prigioniero di Azkaban. La seconda domanda chiede: in che ordine hai letto i libri? E in questo senso posso ricollegarmi un pochino alla prima domanda, perché appunto già vi ho risposto in realtà, nel senso che io non ho letto i libri in ordine, ma ho cominciato leggendo il terzo libro, quindi Il prigioniero di Azkaban, poi dopo averlo apprezzato particolarmente ho riletto il primo e il secondo nonostante avessi visto i film, e quindi appunto andando un pochino contro quello che è stato il principio che all'inizio mi aveva bloccato, e poi successivamente ho letto quarto, quinto, sesto e settimo libro in ordine. Non solo, ho dovuto anche aspettare chiaramente, perché appunto io ho 25 anni, nello specifico insomma appartengo proprio alla generazione Harry Potter, nel senso che sono cresciuta insieme ai libri, quindi ho assistito proprio all'uscita dei libri, di conseguenza quindi ho letto i primi verso gli 11-12 anni, mentre l'ultimo è uscito quando io facevo la terza superiore, forse più o meno, insomma avevo intorno proprio ai 16-17 anni, quasi proprio come Harry praticamente. Andiamo avanti con la terza domanda, che chiede: qual è il tuo libro preferito e qual è quello che non ti è piaciuto? Allora, il mio libro preferito è sicuramente Il prigioniero di Azkaban, perché innanzitutto apprezzo particolarmente la storia, nel senso che secondo me si percepisce moltissimo un pochino lo stacco, ecco, tra quelli che sono i primi due libri, che comunque sono più fiabeschi, più adatti ai bambini, e quelli che saranno invece i libri successivi, in cui comunque interviene anche una dimensione più forte, adatta magari anche ad un pubblico di età maggiore. Ma soprattutto però mi piace molto il terzo libro, perché all'interno di questo libro in particolare emergono le figure che più io apprezzo in generale all'interno della saga, che sono Sirius Black e Remus Lupin. Nello specifico appunto io sono un amante dei malandrini, ma non in generale, nel senso che personalmente a me non piace per niente il padre di Harry come personaggio, anzi l'ho detestato in più occasioni, mentre apprezzo particolarmente quest'altra componente del gruppo, quindi diciamo che per me i malandrini hanno un loro valore, però non tutti loro, ecco, e quindi di conseguenza ho apprezzato particolarmente il terzo libro, perché chiaramente è quello in cui queste figure emergono maggiormente. È vero che poi rimarranno nel corso della storia, però c'è da dirlo, insomma, il terzo libro, il libro di Sirius Black e di Remus Lupin. Per quanto riguarda invece i libri che mi sono piaciuti di meno,
Diciamo che in generale non c'è un libro che non mi è piaciuto, ecco, potrei dire, stilando un'ipotetica classifica, quello che tra gli altri mi è piaciuto di meno, e penso che sia il quinto, e quindi L'ordine della Fenice. Ma onestamente, non, dato che appunto non è che non mi è piaciuto, non è che posso darvi una spiegazione, diciamo che in generale la spiegazione è che gli altri li ritengo più belli, ecco. Andiamo avanti con la prossima domanda. La quarta domanda chiede: qual è il tuo personaggio maschile preferito? Anche in questo caso, nel parlare di Harry Potter parto a macchinette, quindi praticamente nel rispondere alle domande di prima vi rispondo anche a quelle dopo. Comunque, ho già detto che mi piacciono molto sia Sirius Black che Remus Lupin, però se dovessi scegliere tra i due come personaggio maschile preferito in assoluto, sceglierei sicuramente Lupin. La quinta domanda invece chiaramente fa la stessa domanda però al femminile, quindi qual è il tuo personaggio femminile preferito? Allora, il mio personaggio preferito femminile va un pochino fuori dagli schemi forse, perché banalmente potrei dire Hermione, perché comunque in un certo senso Hermione è lo stereotipo di tutte quelle ragazze che dimostrano come appunto essere persone di cultura, apprezzare la lettura, apprezzare lo studio, non sia necessariamente una sorta di difetto, perché poi spesso questo tipo di personaggio viene canzonato nella maggior parte delle storie, quindi in un certo senso Hermione ci vendica tutte quante, noi un po' secchione. Banalmente potrei rispondere lei, però in realtà il mio personaggio preferito in assoluto femminile è sicuramente Minerva McGranit. Andiamo avanti con la sesta domanda che chiede: dai un voto al tuo libro preferito da 1 a 10 e spiega il perché. Allora, chiaramente se è il mio libro preferito gli do 10, quindi questa domanda non mi sembra che abbia molto senso. Comunque sicuramente è il mio libro preferito, che è Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Do 10 e il perché ve l'ho già ampiamente spiegato, perché appunto all'interno di questo libro mi piace sia la spaccatura che si viene a creare tra il mondo di prima e il mondo che ci sarà poi, che mostra un pochino anche la crescita dei personaggi coinvolti, ma anche perché soprattutto i miei personaggi preferiti sono particolarmente presenti all'interno di questo libro. La settima domanda chiede: quali sono anzi la migliore trasposizione cinematografica e qual è invece la peggiore? Allora, per me la migliore trasposizione cinematografica è la prima. Lo so che sembrerà strano, perché appunto magari poi negli ultimi film si raggiungono livelli di effetti speciali pazzeschi, però secondo me l'emozione, il brivido, la fiaba che trasmette la prima vista, la prima immagine di Hogwarts non è paragonabile a nessun altro film. Essendo io una fan di Hogwarts nello specifico, intesa proprio come l'edificio, la scuola, non posso che scegliere il primo film perché chiaramente è il film in cui la scuola è più protagonista in assoluto. Certo, Hogwarts c'è sempre, però nel primo particolarmente, ecco. Per quanto riguarda invece la peggiore trasposizione cinematografica, senza ombra di dubbio, penso che sia quella del quarto film, del quarto libro, scusate, ovvero Il Calice di Fuoco. Questo perché, sebbene a me non dispiaccia la storia del ballo del ceppo e quant'altro, vabbè, sto facendo un po' di confusione, volevo dire, per quanto non mi dispiaccia la storia del torneo tre maghi e tutte poi le conseguenze, nel concreto non mi è piaciuto proprio il modo in cui sono state realizzate le varie prove. Non so se sia un problema di effetti speciali, però alcune scene mi sembrano un po' grezze da questo punto di vista, fatte male. Per esempio, non riesco proprio ad apprezzare la scena del labirinto, quindi di conseguenza a volte mi dà proprio una sensazione di essere trascurato come film, quindi proprio non riesco ad apprezzarlo come magari ho apprezzato altri libri. E sto facendo un casino, volevo dire, come del resto ho apprezzato altri film. L'ottava domanda chiede: qual è secondo te l'ambientazione migliore e qual è invece la peggiore? Allora, ancora una volta vi ho già risposto, nel senso che secondo me l'ambientazione migliore in assoluto è sicuramente Hogwarts, mentre per quanto riguarda l'ambientazione peggiore direi forse Hogsmeade, ma non perché non sia fatta bene, secondo me poteva essere analizzata meglio, ecco, fanno vedere questi negozi ma sono sempre insomma visti in maniera parziale, cioè sarebbe stato un approfondimento maggiore di questa cittadina, perché comunque nel libro viene descritta molto di più e viene resa molto più protagonista, e per quanto poi concretamente mi sembra in particolare nel terzo film sia presente, secondo me poteva essere fatta meglio, ecco, per come me l'ero immaginata perlomeno.
La nona domanda chiede: qual è il tuo Weasley preferito e qual è quello che invece proprio non riesci a sopportare? Allora, per quanto riguarda il mio Weasley preferito, sicuramente i gemelli Fred e George. Mi rendo conto che non si tratta proprio di un Weasley preferito, però è anche vero che un Fred senza George e viceversa non può essere considerato. Di base, come personaggio vanno considerati insieme, perché comunque per tutta la durata della storia, chiaramente, indipendentemente poi da come va a finire il tutto, lavorano insieme, fanno tutto insieme, quindi appunto inevitabilmente non posso che rispondere con Fred e George insieme. Per quanto riguarda invece il personaggio che proprio non riuscite a sopportare, per me è assolutamente Ginny Weasley. Allora, io non riesco a capire perché Ginny, che fino al quinto libro è un personaggio insulso, messo lì tanto per, nel senso la sorellina di Ron e basta, improvvisamente diventa la ragazza intraprendente, splendida, super capace, che doveva per forza attirare l'attenzione di Harry. Cioè, mi sembra molto costruito di Ginny come personaggio della serie. Io devo mettere qualcuno vicino ad Harry? Cho Chang non è andata bene, adesso prendo una che ho già a portata di mano, Ginny, la cambio completamente rispetto a come è sempre stata fino adesso e la adatto a diventare la fidanzata di Harry. Per questo motivo io non l'ho mai potuta sopportare, perché appunto mi sembra molto fanservice come personaggio, quindi proprio non mi piace. Andiamo avanti con la decima domanda, che chiede: qual è la tua creatura fantastica preferita? Allora, la mia creatura fantastica preferita, a questo punto mi sento di attingere anche dall'altro film, insomma, anche dagli altri libri, chiaramente, perché c'è un film completamente dedicato alle creature fantastiche, e assolutamente rispondo lo snaso. Lo so che potrà sembrare una risposta banale, ma io l'ho amato, cioè le scene in cui compariva, io veramente stavo lì nel cinema con le lacrime agli occhi dalle risate. Le scene nella gioielleria del film Animali Fantastici e Dove Trovarli sono le migliori in assoluto. È veramente un personaggio, una creatura troppo 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 simpatica, e quindi anche se l'hanno amata tutti, ovviamente, quindi potrebbe sembrare una risposta banale, non posso veramente che rispondere con lo snaso. Andiamo avanti con la dodicesima domanda, che chiede: se fossi ad Hogwarts, quale sarebbe il tuo passatempo magico preferito? Non ne ho idea, onestamente, non mi viene in mente proprio, cioè non è che non mi viene in mente proprio niente, mi vengono in mente tante cose tra cui non sarei in grado di scegliere, ecco. Però forse banalmente a me piacerebbe anche frequentare lezioni, nel senso che sarebbe fighissimo frequentare una lezione di trasfigurazione o anche una di pozione. Se però devo scegliere uno svago, devo dire che anche se non sono una sportiva, forse sarei capace anche di apprezzare il Quidditch, perché comunque comprende anche il volo e quindi automaticamente diventa più interessante, non è sport allo stato puro e basta, nel senso di sforzo fisico e basta, ci sono anche altre componenti, quindi forse il Quidditch, se devo scegliere qualcosa che intrattiene. Però in generale a me piacerebbe semplicemente anche andare a lezione, cioè lo so che sembra assurdo, però è così. Andiamo avanti con la domanda numero 13, che chiede: quale tra i Big Seven è il tuo preferito? Allora, i Big Seven immagino che siano, insomma, i personaggi principali verso la fine del libro, il gruppo dei sette che poi comunque combattono contro il male, eccetera, eccetera. Tra i Big Seven scelgo Hermione, perché non l'ho scelta come personaggio preferito femminile in assoluto. Però vi ho già spiegato che l'apprezzo molto, perché appunto è la rivincita di tutte noi secchioncelle, quindi assolutamente scelgo lei a questo punto, visto che non l'ho menzionata prima, se la merita una menzione. Andiamo avanti con la domanda numero 14, che chiede: qual è il tuo professore di Hogwarts preferito? Allora, ho già menzionato la Nella McGranit come mio personaggio femminile preferito in assoluto, e quindi mi sentirei di menzionarla di nuovo. Però in generale io apprezzo moltissimo anche la professoressa Sprite, che secondo me non ha molto spazio invece poi tra le varie figure dei professori, che comunque sono tutte un po' particolari, ognuno con le sue idee strane. Mi è sembrata sempre quella più gentile, più disponibile, più carina, insomma, e quindi secondo me vale la pena menzionare anche lei, per non stare a dire sempre le stesse cose, perché chiaramente potrei dirvi Piton, ma chi è che non ama Piton dopo aver conosciuto tutto il suo background e tutto ciò che ha nascosto nella durata di tutta la sua storia? Sarebbe banale. La McGranit ve l'ho già nominata, e quindi a questo punto vi dico la professoressa Sprite. Dicesima domanda chiede: qual è il tuo incantesimo preferito? Per questa domanda non ho assolutamente nessun dubbio, nel senso che io sono veramente una pigra cronica, quindi calcolate che io ogni tanto che sto sul divano ci provo ad acciare
il telecomando, quindi sicuramente per una pigra Azzo è l'incantesimo migliore in assoluto. Sedicesima domanda: hai qualche libro su Harry Potter non scritto dalla Rowling? Se sì, quale? Allora, io ho tante cose di Harry Potter, quindi sicuramente c'è in mezzo anche qualcosa che nello specifico non ha scritto la Rowling, però che comunque si ispira al suo mondo. Ma per esempio ho il libro da colorare con i disegni di Harry Potter, poi ho un libro in cui vengono elencate tutte le ricette provenienti dal mondo di Harry Potter, sì, quindi sì, ce l'ho qualcuno. Poi ho anche per esempio la valigia di Newt Scamander, che non ha scritto la Rowling. Andiamo avanti, poi la domanda numero 17 chiede: hai mai partecipato ad un raduno dedicato ad Harry Potter? Purtroppo no, perché comunque io non mi è mai capitato, insomma, che vicino a me, magari a Roma, sapessi, insomma, che di eventi di questo tipo, e quindi finora non mi è mai successo, ma non escludo che in futuro io possa parteciparvi, magari, ecco, se ne ho la possibilità lo faccio sicuramente. Siamo arrivati alla domanda numero 18, che chiede: hai qualche gadget potteriano? Cosa? Allora, io ho tantissime cose potteriane, guardate già soltanto la mia felpa di Grifondoro, che carina. E come potete vedere anche qui alle mie spalle, non so se si vede bene la telecamera, comunque ci sono già esposte una bacchetta, che è la bacchetta di Hermione nella confezione, il boccino d'oro, ci sono tre Funko Pop, poi vabbè ci sono tutte le collane, quindi la giratempo, un bracciale con il boccino d'oro, la collana con i doni della morte, eccetera. Ma ho talmente tante cose che onestamente non potrei manco mostrarvele tutte, perché questo video verrebbe immenso. Se volete vedere tutti i miei gadget a tema Harry Potter, fatemelo sapere sotto nei commenti, perché vi faccio un video apposito, perché ovviamente tantissime cose, quindi appunto sarebbe carino poter fare un video apposito, però soltanto se pensate che possa piacervi, ecco, quindi mi raccomando fatemelo sapere giù nei commenti. Andiamo avanti con la frase numero 19, che chiede: qual è la tua citazione preferita? Allora, la mia citazione preferita è della professoressa Kuman. Ora, onestamente, purtroppo non riesco a ricordarmi se questa frase sia presente anche nel libro, però sicuramente è presente nel film, quando la vogliono cacciare, insomma, la Umbridge la vuole cacciare perché lei non è adatta, secondo la Umbridge, ad insegnare, e quindi lei disperata dice: Hogwarts è la mia casa. Per me, per quanto banale, è una citazione molto forte, perché in un certo senso penso rispecchi un pochino l'idea di tutti noi fan di Harry Potter, di come, anche se si tratta di un mondo inventato, effettivamente Hogwarts sia riuscita a trasformarsi in un rifugio, in una casa per ciascuno di noi. Quindi è una frase semplice ma assolutamente d'effetto e significativa. Siamo arrivati alla domanda numero 20, che chiede: chi avresti voluto che non morisse, o avresti lasciato morire? Allora, non avrei lasciato morire nessuno, perché per quanto ci siano dei personaggi che non mi piacciono, non è che mi metto a decidere chi vive e chi muore, insomma, non è proprio del mio stile. Quindi per la seconda parte della domanda passa parola. Per la prima parte della domanda sicuramente Lupin, ragazzi, cioè, che cosa vi devo dire? Se non l'avete capito fino adesso, che Lupin è il mio personaggio preferito, l'ho citato in 25 domande su 30, non lo so, quindi sicuramente lui, assolutamente, perché è stato un colpo al cuore proprio perdere il personaggio preferito, ragazzi, immaginatevi il dramma che ho vissuto. Da numero 21, ti aspettavi un finale diverso? Se sì, come l'avresti immaginato? Il finale è perfetto, ragazzi, per favore non diciamo scemenze, poteva morire qualcuno in meno, ma il finale è perfetto, quindi non è cambiato assolutamente nulla. Domanda numero 22: qual è la tua materia preferita? Qual è quella che invece non seguiresti con piacere? La materia preferita è assolutamente trasfigurazione, perché appunto mi piace l'idea di cambiare un oggetto in qualcos'altro, mentre quella meno bella, forse tipo storia della magia, queste cose così un pochino più, meno pratiche, più teoriche, sicuramente mi piacerebbero di meno, anche se ho già detto che sicuramente per me qualsiasi lezione ad Hogwarts sarebbe stupenda. Siamo arrivati alla domanda numero 23. Cosa sceglieresti tra un gufo, un gatto o un rospo? Un gatto, assolutamente, io ho già un gatto e se potessi andare ad Hogwarts adesso me lo porterei senz'altro, anzi ho una gatta che si chiama Minou, mi porto lei perché già
fa parte della mia vita e quindi mi farebbe piacere averla con me ad Hogwarts. Domanda numero 24. In che casa, scusate, vorresti essere smissato? In quale ti rifiuteresti di andare? Allora, io vorrei essere una corvo nero e non mi rifiuterei di andare in nessuna casa perché appunto se mi ci mandano evidentemente è perché ci devo andare. Ecco, poi per andare ad Hogwarts sono disposta anche a finire nei tasso rosso che personalmente è la casa che apprezzo di meno. Domanda numero 25. Sei iscritto a Pottermore? Ti piace il sito? Mi sono iscritta un po' di tempo fa ma non l'ho mai usato in maniera decente quindi non so esprimere un giudizio. Devo dire che prima o poi dovrò rimettermi un pochino a smanettare, a cercare di capire meglio come funziona magari, per poter dare un giudizio migliore. Domanda numero 26. Cosa pensi di quelli che dicono Harry Potter è soltanto un libro? Poveracci. Mi dispiace per loro, però evidentemente non hanno avuto la possibilità di conoscere questa storia per quello che effettivamente è per tante persone, quindi una compagna di vita, di viaggio e comunque un'esperienza che rimane dentro e che continua a portarci dentro tutti noi che abbiamo avuto la possibilità di conoscerla. Non me la sento di criticarli perché sono stati soltanto sfortunati, cioè chi lo critica secondo me è perché non lo conosce, perché se lo conoscessero non direbbero mai una cosa del genere, quindi l'unica cosa che mi sento di dire è poveri loro, mi dispiace tanto per loro. Domanda numero 27. Hai letto anche gli altri libri di Harry Potter, inteso come, cioè questa domanda si riferisce al Quidditch attraverso i secoli, eccetera, eccetera, eccetera. Io di questi tre libri ho letto soltanto Le fiabe di Beelzebub, che mi è piaciuto molto, quindi conto di recuperare anche gli altri il prima possibile, magari nella stessa edizione in cui ho Le fiabe di Beelzebub. Devo un pochino cercarli perché purtroppo adesso hanno fatto edizioni nuove, io voglio tutte nella stessa edizione che è quella lì, quindi devo un pochino spulciare su internet per vedere se riesco a recuperarli. Domanda numero 28. Qual è il tuo dono della morte preferito? Sicuramente il mantello dell'invisibilità, perché l'idea di risuscitare i morti o comunque l'immagine di un morto che mi sta vicino mi alletta, ma allo stesso tempo la trovo un po' inquietante e poco reale, poco concreta. Mi alletta anche l'idea della bacchetta con la super forza e quant'altro, però secondo me il mantello di invisibilità ha quel fascino in più, perché comunque quanti di noi vorrebbero essere imposti senza essere visti? Dei tre penso che sia quello che dà più vantaggi concreti, e ecco, quindi scelgo sicuramente il mantello dell'invisibilità. Domanda numero 29. Qual è la tua coppia preferita della saga? Qual è quella che invece apprezzi di meno? Allora, la mia coppia preferita sono sicuramente Lupin e Tonks, perché lui è il mio personaggio preferito e mi piace lei che ci sta insieme perché è un personaggio particolare, non avrei mai potuto vederlo vicino a qualcuno di troppo banale. Mi piace quindi questa coppia un po' strana, ecco. E la coppia che piace di meno invece è quella che è formata tra Harry e Ginny, vi ho già ampiamente spiegato il perché, perché appunto secondo me lei improvvisamente diventa tutta un'altra persona soltanto con l'obiettivo di farla finire con Harry, ecco, quindi non mi piace come coppia perché mi sembra troppo troppo costruita. Attenzione ragazzi, finalmente siamo arrivati all'ultima domanda, la numero 30, un tag 30 domande, veramente bello impegnativo. Se potessi parlare con Zia Jo, che cosa le diresti? Se devo scegliere soltanto una cosa da dirle, le direi grazie probabilmente, perché comunque le devo molto. Lo so che sembrerà strano detto così, perché comunque la gente penserà stiamo parlando di un libro o comunque di una serie di libri, ma la prima cosa che direi a Zia Jo sarebbe sicuramente grazie. Poi se avessi un po' più di tempo con lei le chiederei magari di sfornarci qualcos'altro concernente questo mondo, di andare avanti, di tornare indietro, un qualsiasi cosa che ci possa far riassaporare quel tipo di magia. Però sicuramente se le devo dire una cosa la ringrazierei e l'abbraccerei perché le devo tantissimo. Ebbene ragazzi, questo tag è finito, spero che vi sia piaciuto, 30 domande, quindi insomma un tag abbastanza impegnativo, però ecco, per questa saga questo ed altro, insomma. Ricordatevi di farmi sapere se volete un tag più specifico dedicato alla mia collezione di Harry Potter, così ve lo realizzo con grande piacere. Lasciatemi qui sotto i vostri commenti e ci vediamo domenica prossima. Ciao!